Hello again. In this series that I'm calling Il mio viaggio a Dio in un mondo molto secolarizzato. This should be number 14, video clip 14. Io vorrei parlare in questo video clip di questa crisi che ci troviamo adesso e le tentazioni quando c'è questa crisi che abbiamo oggi a tutti i livelli, culturale, sociale, economico, spirituale, perché quando c'è una crisi così, le persone vogliono ritrovare o trovare sicurezza, una base di sicurezza, non so, un leader perfetto o un gruppo perfetto per avere una certa sicurezza. E questo anche spiega perché tante persone cercano qualsiasi veggente che può aiutare. Il problema è che le persone dimenticano che anche il diavolo lavora. E allora dobbiamo essere molto attenti, perché c'è questa tendenza di trovare sicurezza e poi troviamo in un gruppo sbagliato o con un leader sbagliato che non ci porta verso Dio ma dall'altra parte. Perché il diavolo lavora da tutte e due parti, non soltanto a sinistra dove fai come ti pare, ma anche a destra, che c'è la tentazione della superbia, di credere che sappiamo più di qualsiasi altra persona e tutte le persone fuori del nostro gruppo vanno all'inferno e soltanto nel nostro gruppo siamo salvati e perfetti e bravi. E San Agostino ha confrontato una situazione simile nei suoi tempi con un gruppo che si chiama i Donatisti, e loro la stessa cosa, che loro credevano che la Chiesa consiste soltanto delle persone perfette come loro credevano di essere, e gli altri non fanno parte della Chiesa. E allora San Agostino, lui ha usato in particolare quel parabola del grano e la zizzania per spiegare il problema qui. Perché in quella parabola, quando il servo ha chiesto al padrone se devo andare a togliere la zizzania, il padrone ha detto no, perché se si fa così si fa male al grano, così aspetta per la mietitura e poi si può separare. Uno si brucia e l'altro si mette, cioè paradiso, l'inferno sta parlando, no? E così, ecco, c'è questa grande tendenza oggi. Mi ricordo, ho parlato anche prima quando stavo in quel gruppo in America, nel Seattle, Wisconsin, c'è proprio questa tentazione fortissima di chiudersi nel loro gruppo. Noi siamo tutti bravi, le persone che non vedono come noi vedono sono quasi una mentalità che sono condannati. E poi c'era questa cosa che mi ha fatto aprire gli occhi, è che c'è la grande tentazione quando c'è un veggente vero o falso di credere che ogni messaggio viene direttamente da Dio e perciò è al di sopra di qualsiasi persona nella Chiesa. Ma queste sono le persone che non hanno mai studiato il criterio di discernimento per queste cose e non si rendono conto che il diavolo è molto furbo di offrire tanti veggenti falsi, che ho già parlato di quello in un altro video clip. E poi anche in questo periodo di crisi, in particolare per esempio dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi nel 1960 hanno scoperto la pillola, e perciò tantissime persone volevano proprio forte, volevano un cristianesimo senza la croce, volevano sposarsi soltanto per piacere e non volevano la responsabilità dei figli ma soltanto piacere fra noi. E Papa Paolo VI ha scritto nel 1968 Umane Vitae, e c'era una grande ribellione contro
contro questa cosa a tutti i livelli, da vescovi, preti, laici, contro. Io vado avanti. Adesso vorrei, in quella situazione, vorrei adesso leggere la profezia di San Francesco d'Assisi, che è interessante che Dio ha dato questa profezia a lui poco prima che lui è morto, proprio parlando dei nostri tempi. Senti questo, senti questo. Questi sono due paragrafi da questa profezia. San Francesco, questa profezia dice: il potere dei demoni sarà più grande del solito, la purezza immacolata della nostra comunità religiosa e altri saranno appassiti al punto che ben pochi fra i cristiani vorranno obbedire al vero sommo pontefice e alla Chiesa romana, con un cuore sincero e perfetta carità. Nel momento decisivo di questa crisi, un personaggio non canonicamente eletto, elevato al soglio pontificio, si adopererà a propinare sagacemente a molti il veleno mortale del suo errore. Poi lui continua: così alcuni predicatori terranno la verità in silenzio e negandola la calpesteranno. La santità di vita sarà derisa da coloro che la professano solo esteriormente, e per questa ragione nostro Signore Gesù Cristo invierà loro non un degno pastore, ma un sterminatore. Esattamente come dicevo, che guarda, questo veramente è una grande punizione, perché, come ho parlato in altri videoclip, cioè Dio ci ha dato i 10 comandamenti per il nostro bene, non per il nostro male. Perciò la nostra punizione sarebbe di darci come San Francesco dice qua, cioè sta parlando di un papa falso, non canonicamente eletto, e lui dice: fai come ti pare, perché Dio ti ama, c'è la misericordia, perciò fai come ti pare. E questa è la nostra condanna, perché i 10 comandamenti sono per il nostro bene, per aiutarci. E mi ha colpito anche interessante che, secondo me, non è per caso che Dio ha dato a San Francesco questa profezia, perché Cardinale Bergoglio ha scelto il nome di Francesco per sfruttare la fama di San Francesco, ma in un modo furbo di rovesciare dalla verità alla falsità. Per esempio, il suo enciclico Laudato Si, cioè: San Francesco amava gli animali e le creazioni, ma San Francesco aveva sempre ha dato gratitudine e gloria a Dio, ha sempre tenuto la distinzione fra Dio e le creazioni, mentre Laudato Si', la base di quello, è panteismo, che si mescola Dio e la creazione come quasi insieme e diventa il nostro Dio. Ecco perché oggi anche c'è questa grande preoccupazione di ambiente, mentre non c'è più preoccupazione per il peccato, per l'anima immortale. E così, ecco, magari vorrei adesso finire questo video qui, e continuiamo nel prossimo video. Dio vi benedica e Maria vi guida.